Buongiorno a tutti, domenica 13 ottobre, sono le 9:20 di mattina, siamo di nuovo a caccia col cane in questa cos'è? La quinta domenica di caccia alla selvaggina stanziale. Si stiamo quasi per, diciamo, inoltrare nella seconda metà della stagione. Anzi, no, sì, non è ancora arrivato, diciamo che manca ancora qualche giorno, ma siamo già quasi a metà della prima fase della stagione venatoria, cioè l'apertura e la chiusura della stanziale. Stagione alla stanziale che, diciamo, non sta dando dei grandissimi risultati. Quest'anno arranco un pochino, ma non per colpa del cane, che devo dire che fa il suo lavoro egregiamente, quanto per la difficoltà nel reperire animali. Sono già 2 domeniche che praticamente non incontro niente, e domenica scorsa sono riuscito a trovare una quaglia in camera caritatis, cioè trovare, si è alzata una quaglia da uno sporco, il cane non l'aveva neanche fermata, ma gli si è alzata a 20-30 metri, a 20-30 metri dal cane. Il cane stava dando buono, può essere che l'avesse sentita, stesse andando via di pedina, ma non sono neanche riuscito a ritrovarla. Qua Dea, vieni. E niente, quindi questi sono stati i risultati di queste 2 domeniche. Una quaglia vista. Oggi siamo di nuovo in un posto che avete già visto. Prima volta quest'anno che vengo qua. Pensavo di trovare qualche macchina a quest'ora. Infatti non avevo neanche segnato ancora la giornata, perché non sapevo in quale ATC sarei capitato. Poi sono arrivato, non c'era nessuno, ho detto dai, proviamo. Niente, vediamo cosa ci riserva questo posto, che, diciamo, che a stagione inoltrata ha sempre dato qualche soddisfazione. Adesso vediamo di fare la nostra camminata. Come sappiamo, diciamo, i posti più probabili dove si incontra qualche fagiano sono più avanti, però mai dire mai. Quindi non so assolutamente come sia stato, se sia stato battuto durante queste prime settimane. Credo di sì, perché comunque è un posto che è sempre dato, quindi credo che qualcuno sicuramente sarà venuto a fare dei giri. Però già il fatto che oggi non ci fosse nessuno è stato incoraggiante. Niente, vediamo come va. Ecco, è già una mezz'oretta che camminiamo. Il cane frullato
sicuramente due fagiani, una coppia qui sotto, per terra è molto bagnato e è entrata dentro le canne lì. Come ha fatto il primo passo, sono partiti tre fagiani 5-6 metri avanti a lei, e poi un'altra su questa stradina poco fa. Io ero lontano, ma mi sembra il fagiano probabilmente era sulla strada o subito qui. Il cane è arrivato di corsa e anche lì credo che il fagiano gli sia partito 6 o 7 metri davanti, quindi nessuna delle due occasioni il cane ha fermato, ma purtroppo è veramente tanto tanto bagnato per terra ancora, per quanto non abbia piovuto, ma il terreno è ancora fradicio dalle piogge delle scorse settimane, e questo sali scendi di temperatura, caldo freddo non aiuta. La notte esce un'umidità incredibile e la mattina ovviamente sembra che come se avesse piovuto tutta la notte. Comunque non disperiamo, andiamo avanti. Il cane ancora del gas, quindi vediamo di riuscire perlomeno a sparare un animale. Ok, il fagiano è fermo, cioè il fagiano, il cane è fermo, ce l'avevo a 200-300 metri avanti a me. Spero anche questa volta l'animale abbia tenuto la ferma, non mi sembra di aver visto partire nulla, vediamo. Due. Grande. Coppiola. Ah, guardate quante ce n'erano. Coppiola. Grande. Guardate. Proprio. Qua Dea, qua. Qua. Grande coppiola. Grande coppiola. Allora. Uno. E due. Due grandi femmine. Bellissime. Guardate, proprio un'intera covata, due femmine meravigliose. Qua si sa che l'ultima parte di questo argine ha sempre dato. Oggi però il cane sentiva pochissimo. Per fortuna questa volta ho trovato gli animali che erano già intanati nel canneto, nello sporco, sono rimasti un pochino più fermi, ma fa una gran fatica a sentire tutto bagnato fradicio. Speravo di trovare un pochino più asciutto, ma no, forse era da venire il pomeriggio. Addirittura c'è la cassa di espansione del fiume che è ancora proprio completamente fangosa, si va giù
4-5 centimetri quando si cammina. Questo è dato da probabilmente il fiume era tornato a uscire un pochino e niente, quindi c'è ancora tanta umidità, però sono contento perché questa volta il cane insomma ha fermato. Fagiani ce n'erano veramente tanti, adesso non so quanti ne siano partiti, ma secondo me 7-8 erano tutti lì. Ma come ho trovato quegli altri tre insieme, la coppia insieme, quindi insomma due gran belle femmine. Guardate qui, sono contento anche per la fucilata. Deve essere la prima coppiola di fagiani che faccio in vita mia. A memoria non ho ricordi di altre coppiole. Insomma, adesso andiamo verso di nuovo la macchia perché siamo proprio alla fine dell'argine, erano gli ultimi 200-300 metri e andiamo verso la macchina che è una bella scarpinata. Se troviamo qualche altro fagiano non sparerò, registrerò la ferma e niente. Ora il cane è fermo di nuovo, mi è andato da un chilometro, se vediamo cosa parte, ma è fermo qui, è stato fermo. Dai, eccolo lì, brava Dea. Brava, è andato. È stato fermo 20 minuti che mi aspettasse. Brava, c'era un bel maschio. Brava Dea, dai, c'è più niente, non l'ha visto partire, crede che sia ancora qui. Brava, dai, brava, la quota era già stata fatta e noi abbiamo finito così. Adesso bisogna che inizi però veramente a tornare verso la macchina perché dai Dea, sono riuscito. Andiamo Dea, qua, dai, andiamo. Sono riuscito a indirizzare di nuovo il cane verso la macchina e anche perché adesso abbiamo una camminata di secondo me quasi un'ora, se non di più, prima di arrivare alla macchina da dove siamo. E dai Dea, e quindi bisogna anche contare quello. Adesso cerco di non perdere d'occhio il cane come fatto prima, che mi è toccato andare di nuovo un chilometro più indietro. Poverino, il cane aveva trovato quel fagiano, aveva ragione a stare ferma. E niente, tanti fagiani su questo argine, sono contento e devo dire che è sempre stato, diciamo, un po' questo il posto dove mi rifugio nei momenti veramente di sconforto, cioè quando non trovo nulla per delle settimane in giro, faccio un giretto qui sopra
è sicuramente un giro più lungo, perché per arrivare qua ci vogliono quasi un'ora e mezza, due ore tra una cosa e l'altra. Si fa un giro di 3 ore, il cane arriverà sfatto, però da soddisfazioni tante volte. Poi ci sono state tante altre volte, soprattutto magari verso metà novembre, che comunque non ho trovato niente neanche qui. Però diciamo che non è difficile fare almeno un incontro. Adesso il cane, sono già le 11 e qualcosa, il cane inizia a sentire già meglio, anche se è rimasto coperto, però sicuramente si è un po' asciugato per terra. E però abbiamo finito i gettoni per oggi, quindi va bene così, va benissimo così. Nulla, vediamo verso nella strada di ritorno se il cane ferma qualcos'altro, giusto per riprenderlo, e poi niente. Ora il cane parrebbe fermo di nuovo. Vediamo. Sembrerebbe anche convinto. Dai, dai. Ah, lì c'è un maschio. Bello. Qui sotto c'è un maschio. Brava, Dea. Brava. 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 Bravissimo. Il cane qui di nuovo fermo. Sarà l'ennesimo fagiano, immagino. Ecco, mancano gli ultimi 400-500 metri alla macchina. La GoPro mi si è scaricata, sto facendo l'ultimo video col telefono, cane al guinzaglio perché sennò non arrivavo più. E che dire, sono contento, tanti fagiani trovati oggi. E inizio di mattina il cane ha fatto un po' fatica a fermarli, dopo però abbiamo avuto altre, oltre a quella covata trovata, abbiamo avuto altre due occasioni in cui si poteva tranquillamente fare la fucilata, quindi molto contento. E niente, sono a, su quel cane mi si è ingavagnato, sono quasi le 12, se non le 12, e abbiamo fatto un giro di 3 ore abbondanti. Nulla, direi che per oggi non potevamo chiedere assolutamente di più. Speriamo di fare qualche altra bella giornata stanziale da qui alla fine della stagione, perché mi ero un po' demoralizzato, perché insomma non era partita un granché, però dai, ci siamo un po' rifatti oggi. Niente, direi che per questo video è tutto, noi ci riaggiorniamo al prossimo video.